Bentornati e bentornate qui su Heller Channel. Benvenuti e benvenute se è la prima volta che aprite un video di questo canale. Io sono Heller e in questo video parleremo di Dargen D'Amico. Dubitavate? E se volete sapere com'è andata la sua performance durante questo Festival di Sanremo, ovviamente non dovete far altro che guardare questo video, ma prima vi chiedo un like di supporto, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video che pubblicherò qui su Heller Channel. A me non rimane che mandarvi un bacio e aspettarvi dopo la sigla. Allora, Dargen D'Amico, la prima cosa che voglio dire è che lui per me è il favorito al Fanta Sanremo. Primo, come cavolo si fa e da dove cavolo gli è venuto in mente di arrivare sul palco dell'Ariston praticamente vestito ricoperto di orsacchiotti, ok? Comprese le scarpe, quindi ricoperto da orsacchiotti, e questa è la prima cosa. Seconda cosa, a parte i cinque, c'ha la mamma, c'ha la cugina, insomma non mi ricordo chi ha salutato, però a parte tutte quelle cose piccole tra virgolette normali, ma vogliamo parlare del fatto che non solo è riuscito a far mettere gli occhiali a tutti e due i co-conduttori, ma anche a tutti coloro che erano sul palco e anche con gli orsacchiotti attaccati agli occhiali. Ragazzi, allora io non ho un orsacchiotto qui, però vi garantisco che secondo me anche il fatto di riuscire a far mettere gli occhiali alle youtuber che commentano le performance di Sanremo dovrebbe essere considerato un punteggio del Fanta Sanremo, per cui Dargen D'Amico per me sarà il vincitore indiscusso del Fanta Sanremo già solo per come ha aperto la prima serata. Detto questo, parliamo della canzone. Allora, lui a me era piaciuto tantissimo già all'altro festival dove si è presentato con Dove si balla. Era fantastica. Io tuttora ogni tanto me la canto perché mi fa veramente, mi mette gioia, mi mette allegria, mi fa ballare, ma mi fa ballare anche proprio a livello interiore. Questa canzone è altrettanto, secondo me ce la cuccheremo fino a dopo l'estate, ce la balleremo in ogni salsa, in ogni modo possibile e immaginabile. Detto questo, la canzone contiene anche all'interno del testo delle tematiche importanti che lui ha voluto poi anche sottolineare quando è andato via, quando ha concluso la sua performance prima di uscire proprio dal palco dell'Ariston, ricordando le storie di tanti migranti e soprattutto di tanti bambini che purtroppo in mare non ce la fanno. Secondo me una delle funzioni della musica è proprio quella di portare dei contenuti, di far parlare in modo anche magari leggero, però di mantenere viva l'attenzione su tematiche importanti come quelle sociali. Detto questo, tanti auguri a Dargen D'Amico. Non lo so se lo vedremo sul podio, per me la canzone vale, sarà una di quelle che io canterò assolutamente di più e che ascolterò e ballerò di più davvero nel prossimo anno, secondo me proprio totalmente. Quindi bravo Dargen, fatemi sapere che cosa ne pensate voi qui sotto nei commenti, vi leggo tutti e di solito vi rispondo anche, per cui prendetevi la responsabilità di quello che scrivete e soprattutto ricordatevi di farlo con rispetto verso di me che vi do lo spazio e le tematiche grazie alle quali possiamo costruire un bellissimo confronto, rispetto nei confronti di chi vi legge, perché non sapete mai chi può approdare su questo canale e magari, chi lo sa, da un vostro commento potrebbe decidere di cambiare proprio la propria vita e il proprio destino, e quindi perché non cambiarglielo in meglio? E soprattutto siate rispettosi nei confronti vostri, che se anche non ci mettete il nome e la faccia come faccio io, però ci mettete qualcosa di altrettanto importante, ovvero la vostra interiorità, esplicitando quello che è il vostro pensiero e quindi la vostra energia. A me non rimane che ringraziarvi per essere stati con me fino alla fine di questo video. Se il video vi è piaciuto vi chiedo di lasciarmi un like di supporto, ma soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video che pubblicherò qui su Heller Channel. A me non rimane che mandarvi un bacio e tanto, ma tantissimo amore.